insomma, che secondo me può essere significativo anche dell'intensificazione, sia delle presenze che dei controlli. Noi abbiamo effettuato in questo mese 533 pattuglie, quindi a partire dal 1 gennaio fino ad oggi. Abbiamo già identificato 7.761 persone, che è sempre insomma, un dato abbastanza significativo, quindi un trend ulteriormente in salita, evidentemente in salita. E un dato anche significativo è i 2.488 veicoli controllati ai valichi, poi ai si valico, si voglia, e i 13 arresti già effettuati. Mi sembra anche questo un dato significativo che consolida la nostra presenza lungo tutte i vari cantieri che attenzioniamo e che controlliamo con l'impiego anche dei militari che, come per sapere, insomma, è evidente, sono posizionati insieme alla polizia di frontiera ai valichi e valichi terrestri. A proposito di questo, un ulteriore focus che vorrei fare, un'ultimissima notizia, insomma, che ci tengo anche a darvi. Dell'arresto di un passer cosiddetto a bordo di un tir. Abbiamo ovviamente svolto un'attività investigativa preliminare, quindi ovviamente c'è tutto il lavoro anche di intelligence dietro questo risultato. Stiamo già monitorando e allora, in qualche modo, se si può dire, stipato all'interno di alcune casse in questo tir, 5 stranieri, ovviamente clandestini, nazionalità varie, Bangladesh, Tunisia, Afghanistan, Nigeria ed Egitto, al quale non sono corrisposto del denaro. Nelle casse? No? Sì, abbiamo anche delle foto. Te le riuscite a mandare le foto? Sì, te le mando tu. Questa era la condizione in cui le abbiamo trovate, quindi c'è anche questo del mezzo. Abbiamo casse con le vetture? Sì, probabilmente erano le casse. Cioè, perché cosa trasportava, puoi dire, da dove arrivava, da dove era diretto? Ma in realtà non, in questo momento non trasportava nulla. Se... Sì, avrebbe dovuto trasportare a parte i clandestini. Diciamo che non sappiamo cosa avrebbe dovuto trasportare in quel momento, perché comunque erano diversi giorni che era fermo, era una zona di 20.000, insomma, pronto per partire verso la Francia. Era condotto da un rumeno, com'è? Era venuto qua a caricare. Probabilmente era già qui, insomma, quindi effettuava questo servizio di transito. Appena abbiamo avuto questa segnalazione, l'abbiamo monitorato qualche giorno, quindi ha avuto qualche addentramento. Allora, lui ha questo mezzo, ha una targa spagnola, il rimorchio, e invece il trattore ha una targa romena. E il conducente era romeno. Clandestini tutti uomini? Sì, tutti uomini, 5 uomini, con le nazionalità che vi ho indicato prima. Questo ovviamente fa anche capire che la polizia di frontiera, oltre all'attività prettamente al valico,